Siamo così, grintosi. Così. Allora, io sono a Noto. È un martedì come tanti altri. Ok. Per assurdo San Martino, perché in questo momento siamo in diretta, il Noto non sta festeggiando San Martino, ma quasi la festa dei morti cadenti del calcio. Loro sono stati lasciati senza fissa dimora, senza una struttura, sono stati abbandonati dalle loro postazioni di riposo. Io qui ho davanti il capitano Rizza. Dunque, abbiamo già detto tanto, velocemente con i tag. Senti, ma vogliamo dire realmente la verità su questa? Uscite fuori dal cartellino, diventate uomini per un attimo. Diciamo che molta gente ha promesso le cose essenziali per vivere onestamente una vita da calciatore. Questa gente è venuta a mancare a livello economico, non ha rispettato i patti, quindi noi ci stiamo divertendo visto che loro non ci hanno mai fatto divertire. Ok, va bene. Ascoltami, nemmeno la vittoria di domenica col Sorrento ha scambiato. Ci siamo, infatti ci stiamo allenando. Questo è... Ok, si ritorna a giocare in piazza nei monumenti e questo accade a Noto. Vedete di Dangia, ci sono tutti, sono tutti, i ragazzi sono tutti qui e sembrano addirittura pieni di salute. Questa è la contraddizione del calcio. D'Angelo, ascolta. Allora, dimmi, tu sei sfigatissimo, eh? Sì, no, sfigato, sì, è vero, sfigato. È giusto mettere il calcio in un muro con i tacchetti, con le scarpette e pensare altro a questo punto? Sì, secondo me sì, perché ormai è da 4-5 anni che il calcio è finito, poi quando vede queste cose... è uno schifo. Voi, senza appartamento, senza voi adesso la vostra decisione. Sì. Non siete voi a decidere o sarete voi a decidere a questo punto? No, sul da farsi. Noi non decidiamo perché oggi è venuto l'ex presidente Zani a dire che lui non c'è più, è tutto finito. I ragazzi sono senza appartamento, senza mangiare, giustamente qualcosa dobbiamo fare, no? Se entro domani, se entro stasera, massimo domani, non si risolve niente, ognuno andiamo. Lasciate. Lasciamo noto. Sì. Senti, io ho chiamato randagismo calcistico. Il concetto è proprio nomadi o senza fissa dimora, è il calcio di oggi. Sì. A me quando tu vedi queste cose è inutile che parliamo perché non c'è niente da parlare. Anche perché siete grandi, cioè diciamo che le prese per il culo ormai non le accettate più. C'è gente che c'ha famiglia, gente che ognuno ha i suoi impegni, io ho un figlio, c'è gente che c'ha famiglia. Invece c'è dall'altra parte gente che se ne frega. L'importante è che stanno bene loro, perché non c'è noia.